Un libro che mette in evidenza tutta la fragilità del nostro sistema sanitario, l'impreparazione e spesso l'inadeguatezza della classe dirigente politica durante la pandemia Covid-19, ma non per puntare il dito alla ricerca di presunti responsabili, ma per capire, con il senno di poi, fuori dalle fasi concitate di quei mesi drammatici che l'Italia e il mondo intero hanno vissuto, gli errori commessi al fine di non ripeterli più. È il libro nero del coronavirus, un viaggio inchiesta scritto da Andrea Indini e Giuseppe De Lorenzo, che ripercorre a ritroso quanto accaduto durante l'emergenza sanitaria, individuando le pecche che si sarebbero potute evitare. Sì, purtroppo, soprattutto durante la fase 1, gli errori sono abbondanti. Dai primissimi errori e i silenzi del governo cinese alle omissioni pesanti dell'OMS. Poi, per arrivare in Unione Europea, come i paesi membri hanno lasciato da sola l'Italia, fino poi ovviamente al governo italiano. Ebbene, viene fuori un quadro drammatico, un quadro di impreparazione totale a un'emergenza del genere. Il libro parte dal lontano mercato di Wuhan in Cina, in cui tutto è cominciato, per arrivare al primo caso di Codogno, al miracolo di Vo, alla strage di Bergamo, ai decreti ministeriali e alle mancate zone rosse. Una lunga inchiesta che ha il merito di evidenziare tante contraddizioni vissute, di portare alla luce misteri che a volte non hanno trovato risposta. Ma il fine è quello di non farci trovare impreparati di fronte a nuove ondate pandemiche. Anche qui ci possiamo augurare che, una volta vaccinata la popolazione, una volta usciti da questo incubo, in vista di altre crisi sanitarie, emergenze sanitarie, ci si possa far trovare più preparati, perché poi il tema vero è appunto quello di essere preparati ad affrontare un'emergenza come questa.